Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato per 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei il figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei il figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto, infatti, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria. E gli disse: «Tutte queste cose io ti darò, se gettandoti ai miei piedi mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana. Sta scritto, infatti, il Signore Dio tuo adorerai. A lui solo renderai culto». Allora il diavolo lo lasciò. Ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Salve fratelli e sorelle, siamo qui in casa provinciale, la casa dei missionari del Preziosissimo Sangue, e anche quest'anno vogliamo iniziare il nostro cammino quaresimale riflettendo su quella che è la liturgia domenicale, un cammino iniziato già con la Domenica delle Ceneri, nel quale abbiamo già visto e riflettuto su questo ritornare a Dio, su come iniziare questo processo di conversione del cuore. Gesù ci ha parlato di alcuni atteggiamenti da dover migliorare, quale appunto quello della preghiera, quale la carità, quale il digiuno, non esteriormente ma interiormente, una conversione appunto del cuore, una conversione che nasce appunto da un rapporto continuo con Dio. E questa prima domenica di Quaresima mette ancora una volta al centro della liturgia il rapporto tra Dio e l'uomo. Vediamo come il Vangelo ci presenta Gesù nel deserto. Il deserto come luogo di morte, come luogo di prova. Gesù è spinto fortemente nel deserto dallo Spirito Santo, quindi è come se l'uomo stesso, nel suo cammino di conoscenza di Dio, nel suo cammino di conversione, ha bisogno di vivere il deserto. È lì che nel deserto sperimenta la presenza di Dio nella sua vita attraverso anche la prova, e questo ce lo vuole dire appunto Gesù in questa prima domenica di Quaresima. Vediamo come appunto è messo al centro di questa liturgia il rapporto continuo tra l'uomo e Dio. Dio Padre, l'uomo Figlio. Questo passo biblico di questa prima domenica di Quaresima diciamo è preceduto dal passo appunto del battesimo. È lì che nel battesimo, proprio nelle acque appunto del Giordano, vediamo questi cieli che si squarciano. Questa colomba che scende, segno dello Spirito Santo, sul Figlio di Gesù, è una voce che dice: «Questo è il mio Figlio, l'amato, il mio diletto, ascoltatelo». Quindi qui con il battesimo si inizia quella che può essere la missione stessa di Gesù: annunciare a tutti che siamo appunto figli di Dio. La missione stessa di Gesù è proprio questa, e abbiamo un Padre che è Dio creatore, che ci ama di un amore infinito, e Gesù è venuto qui, si è fatto carne per testimoniare questo: siamo figli di Dio, da Lui amati. E il passo successivo a quello del battesimo richiama fortemente, no, la tentazione di dubitare di essere figli di Dio. Infatti, se noi ci soffermiamo su questo Vangelo, vediamo come più volte da parte del tentatore, del diavolo, di colui che vuole appunto mettere divisione, di colui che vuole creare divisione tra
Dio e l'uomo è ripetuto più volte. Se tu sei il figlio di Dio, è come se il diavolo appunto volesse far dubitare Gesù, che è Dio, uomo e Dio, del suo rapporto filiale con il Padre. Ed è quello, cari fratelli e sorelle, che noi viviamo nella nostra vita quotidiana, in quella che è la nostra appunto battaglia spirituale, la presenza del male nella nostra vita, del diavolo, di colui appunto che mette discordia, di colui che vuole creare questa divisione tra noi e Dio. Il nostro cuore desidera appunto questa, una ricerca continua d'amore, una ricerca continua d'amore, e molto spesso tentiamo di appagare quel desiderio di amore che il nostro cuore ricerca, desidera, con delle cose forse anche effimere: il potere, la fame di quelle piccole cose che creano sì quel piacere ma momentaneo, il successo. Tutto questo non viene da Dio, tutto questo viene da colui che vuole creare divisione tra noi e Dio. Davanti al successo che possiamo vivere, appunto al successo che possiamo vivere nella nostra vita quotidiana, davanti ai nostri no bisogni, siamo tentati, pur di sentirci appagati, distruggere noi stessi, ma anche gli altri. E distruggendo noi stessi con i nostri atteggiamenti di egoismo, di superbia, noi mettiamo sempre di più in discussione il nostro rapporto con Dio. Un Dio che ancora una volta, nonostante il nostro peccato, ci chiama figli. Allora Gesù, in questa prima domenica di Quaresima, vuole metterci in guardia. E Gesù stesso, in questa battaglia spirituale, in questa continua battaglia spirituale, la sua unica arma è proprio la parola di Dio. Il diavolo, vediamo, conosce bene la Sacra Scrittura, la conosce molto bene. E Gesù risponde con la Sacra Scrittura, ma con un atteggiamento forse diverso da quello del diavolo, un atteggiamento che forse il diavolo neanche conosce, che è l'umiltà. Io credo che ciò che ha permesso a Gesù stesso appunto di salvare il mondo è proprio l'umiltà. Io credo che al diavolo, a colui che crea divisione, importasse poco che Dio, Gesù Cristo, volesse appunto salvare il mondo. Quello che importava al diavolo è la modalità con cui Gesù poteva e doveva salvare il mondo. Forse il diavolo avrebbe voluto con la superbia, per questo gli presenta il potere. Ma Gesù risponde con la scrittura al diavolo in un atteggiamento di umiltà, riconoscendosi figlio, riconoscendo di appartenere a un Dio che è creatore e che ama di un amore immenso, infinito. Allora, in questo cammino di Quaresima, in questa prima domenica di Quaresima, vogliamo riflettere fortemente sul nostro rapporto con Dio e su come tante volte questo rapporto viene distrutto, viene frantumato dalla presenza del male che si insinua nel nostro cuore, si insinua nella nostra mente, per poter appunto allontanarci da Dio. Allora, in questo cammino quaresimale e soprattutto in questa settimana, in questa prima settimana di Quaresima, vogliamo riflettere fortemente su come noi viviamo il nostro rapporto con Dio. Gesù stesso, attraverso questo Vangelo, attraverso
queste parole, attraverso tutta la sua vita, ci vuole indicare che l'unica strada di salvezza è Dio e non altro. Il rischio è appunto quello dell'uomo, è quello di assolutizzare forse noi stessi, assolutizzare i rapporti che noi viviamo. È vero, noi abbiamo bisogno di essere amati e questo amore lo andiamo a ricercare in maniera sbagliata anche nel creare dei rapporti, delle relazioni con gli altri che non sono di amore ma di possessione, perché noi abbiamo bisogno di possedere, abbiamo bisogno di certezze. Allora, se noi possediamo ci sentiamo sicuri. Certezze, sicurezze che nascondono invece delle paure, nascondono delle insicurezze. E noi assolutizziamo quello che viviamo. Invece, con questa parola, Gesù ci vuole dire l'unico rapporto assoluto che deve dare vita a tutto ciò che noi viviamo deve essere il rapporto con Dio, che è fonte di amore. Fonte. E come diceva San Francesco d'Assisi, il contrario dell'amore è proprio il possesso. Allora cerchiamo in questo cammino quaresimale di poter sempre di più riflettere sul nostro rapporto con Dio attraverso anche il confronto con la Sacra Scrittura, perché no, possiamo impegnarci ancora di più nel riflettere su quella che è la liturgia quotidiana, passare un po' più di tempo con Gesù attraverso la preghiera, mettendo al centro la parola di Dio ancora di più. Forse già lo facciamo, ma cerchiamo, ecco, di vivere ancora più intensamente questo rapporto con Gesù. Allora voglio chiedere per questa settimana l'intercessione di Maria Santissima, la Madre di Dio, del nostro fondatore San Gaspare del Bufalo, perché ci aiutino loro, sul loro esempio, a crescere nel nostro rapporto con Dio e ad non assolutizzare la realtà che ci circonda, ma l'unico rapporto assoluto da dover ogni giorno costruire è quello con Dio.